Anche il Molise, l'unica regione a non averne una, avrà la sua Film Commission. È l'obiettivo della proposta di legge sostenuta da Alessandra Salvatore. In passato, altre analoghe iniziative legislative non sono andate a buon fine. Ora, spiega la neoconsigliera regionale in quota PD, i tempi sono maturi. Pensiamo però che sia giunto il momento di passare dalle parole ai fatti. Le proposte di legge che sono state presentate sono decadute. Noi avevamo preso un impegno in campagna elettorale con alcune persone con cui abbiamo avuto modo di confrontarci, tanti giovani che sono impegnati nel settore cinematografico e dell'audiovisivo e che sono quasi tutti impegnati fuori dalla nostra regione, che è l'unica a non avere la Film Commission. Ma cos'è la Film Commission? Si tratta di un ente a partecipazione pubblica, mira all'attrazione di produzioni cinematografiche in un determinato territorio, di solito identificabile con la regione, da parte di enti e istituzioni locali. Decisiva la finalità pubblica. Pensiamo che si debba finalmente dare vita alla Fondazione in partecipazione Molise Film Commission, la proposta di legge mira a questo, con ovviamente una compartecipazione degli enti locali. L'iniziativa legislativa e il progetto, rimarca il capogruppo PD a Palazzo San Giorgio, Giose Trivisonno, avranno l'appoggio del comune di Campobasso. Il problema è unire le forze, anche gli enti, devono marciare insieme per il bene del Molise. Se è importante, e chiediamoci perché il Molise è l'unica regione che non ha una Film Commission, se è importante ottenerla, il comune di Campobasso farà la sua parte, istituzionalmente, attraverso la presentazione di una mozione e anche mettendo dei fondi, reperendo delle risorse, perché è fondamentale. E dunque i tempi in cui potremo vedere un film made in Molise e prodotto in Molise potrebbero essere vicini.